Adesso che sono vecchio, il tempo non scorre come prima. Certe volte è lento, altre svanisce in un lampo. È come se avessi diversi orologi dentro di me. Lo scorrere del tempo, come se la possibilità di guardare alla propria vita fosse dentro due cineprese che vanno, due o tre cineprese che vanno a tempi diversi. Il tempo oggettivo, quello che mi è dato dalla scadenza della scuola, del lavoro, dei figli, del pensionamento e così via. È un tempo che è fatto di ricordi, di emozioni, di costruzione di quello che sono adesso. E quando mi riguardo come dentro un film, vedo che questi due tempi si sovrappongono, perché effettivamente la mia vita è una, non sono tante. E questo poter però riguardare indietro mi permette di recuperare quei tempi che sono stati lunghi. Se pensiamo, i primi anni di vita dei nostri figli ci sembrano intensissimi e lunghissimi. E poi appunto riguardandoli dopo un po' ci rendiamo conto che effettivamente erano solo quell'anno finché hanno cominciato a camminare. Se penso al pensionamento mi sembra che manca un tempo lunghissimo, eppure ci arrivo in un attimo. E quando incontro persone dopo il pensionamento mi dicono: pensavo che il tempo fosse lunghissimo, invece scorre ancora più veloce. Come se l'obiettivo che abbiamo davanti ci permettesse di avere una sorta di misurazione. Quello che cambia è quando mi fermo e guardo questo orologio dentro di me, a che punto mi dice che sono? Mi dice che sono a un punto dove sono soddisfatto? Non sono soddisfatto? Ci sono alcuni momenti nella vita dove l'orologio sembra suonare e rimandarci con la sua sveglia che dobbiamo un po' fare la valutazione. Questo tempo lungo, questo tempo corto che ci permette di affrontarci dentro tutta la nostra continuità. Incontro persone di 90 anni che mi dicono: domani vorrei fare. E a questo tempo, in questo senso, il tempo riprende un significato. Può essere corto o lungo a seconda della mia aspettativa, a seconda di che cosa sto aspettando e quindi dell'emozione che lo accompagna. E questo tempo diventa marcante in funzione a come me lo racconto. Io che mi racconto il trascorrere della mia vita e do quindi valore a quello che sta accadendo.